Buongiorno a tutte e a tutti, oggi vorrei raccontarvi come mai, a mio avviso, il MeToo che sta sconquassando il mondo del calcio internazionale sia un avvenimento storico, forse addirittura un avvenimento rivoluzionario. I fatti li conoscete, 2 settimane e mezzo fa si è conclusa in Australia la Coppa del Mondo di calcio femminile vinta dalla Spagna e la sera della premiazione Luis Rubiales, presidente della Federazione Spagnola, ha afferrato con 2 mani il viso, con questo gesto che mi sembra inequivocabilmente predatorio, il viso dell'attaccante Jenny Hermoso e l'ha costretta ad un bacio. E questo in diretta davanti a dei milioni di telespettatori. Questo ha suscitato una reazione, direi, senza precedenti, uno tsunami, e di questo appunto vorrei parlarvi, ma prima di parlarvi di questo vorrei dirvi come mai in fondo questa aggressione pubblica sia in un certo senso paradigmatica dei meccanismi di difesa che appunto il mondo patriarcale mette in opera per proteggersi. Ossia, cosa è successo? È successo che appunto Rubiales la prima cosa che ha fatto è quella di essersi dichiarato vittima. Sono io la vittima, la mia reputazione in gioco, non avete capito niente, era consenziente quando in realtà non c'era dubbio sul fatto che questo bacio fosse forzato. Tra l'altro, appunto, Jenny Hermoso non ha lasciato spazio al dubbio perché ha fatto delle dichiarazioni in questo senso. Tra l'altro, la Federazione Spagnola ha voluto pubblicare un comunicato, ha voluto costringere la famiglia e Jenny Hermoso a comunicare un comunicato falso e lei ha rifiutato. Secondo punto è così un po' la solidarietà corporatista che si è creata intorno all'aggressore. In questo caso non so se avete visto le immagini di Rubiales di fronte al consesso, appunto all'Assemblea Generale della Federazione Spagnola, composta al 90% da uomini, e così Rubiales si è lanciato in un accorato appello dicendo non mi dimetterò, ripetendo 4 volte non mi dimetterò, non mi dimetterò, non mi dimetterò, e il pubblico, appunto al 90% maschile, si è alzato, ha fatto un tripudio a queste dichiarazioni e si è spellato le mani in maniera straordinaria. Ecco, nonostante questi meccanismi che abbiamo visto mille e mille e mille volte, qui c'è stato un granello, qualcosa che non ha funzionato, cioè quest'ordine patriarcale non è riuscito a riprendere così il controllo della situazione. E questo perché nel giro di poche ore c'è stata una reazione veramente univoca, straordinariamente compatta del mondo delle giocatrici di calcio femminile. Quindi ci sono state le grandi star tipo Megan Rapinoe, la giocatrice americana, ma anche Marta, la più grande giocatrice di tutti i tempi, giocatrice brasiliana, e soprattutto delle dichiarazioni, dei comunicati di equipe intere, cioè l'equipe tedesca ha pubblicato poche ore dopo un comunicato in solidarietà con Jenny Hermoso, e l'equipe inglese, che era in finale con la Spagna, anch'essa ha pubblicato un comunicato in questo senso. Quindi, in un certo senso, per la prima volta, in questo senso mi sembra di poter parlare di evento rivoluzionario, per la prima volta il meccanismo che normalmente permette di rovesciare la responsabilità, di mettere la colpa sulle donne, di normalizzare questo tipo di aggressione, qui non ha funzionato. Forse anche perché le giocatrici, lo si sa, vivono in un mondo molto sessista, devono battersi per avere delle condizioni di lavoro degne, quindi c'è stato veramente un atto di resistenza collettiva. Ecco, è in un certo senso l'augurio che faccio ai movimenti femministi che operano un po' in tutti i campi, perché purtroppo questa reazione così univoca non l'abbiamo vista né nel mondo della politica né nel mondo dello spettacolo da cui è nato MeToo. Basta guardare per esempio il mondo del cinema. Si è assistito ad esempio a una volontà generale da parte di tutte le attrici di non andare a Venezia se si è in presenza per esempio di Roman Polanski. No, assolutamente no, e gli esempi potrebbero essere veramente molteplici. Quindi auguro alle giocatrici di calcio di così in un certo senso, di ispirare tutte noi per poter così continuare in maniera unita e univoca questa battaglia contro le aggressioni sessuali, contro le violenze sessuali.